Leggende Rosse del Friuli Venezia Giulia. Siamo stasera qui con Manuel Pizzato. Manuel ha una storia da raccontarci, la sua storia è quella di un giovane che lavora e che da un giorno all'altro perde l'uso del braccio. Ci puoi raccontare questa storia, Manuel? Ora io avevo 23 anni, con un incidente sul lavoro che mi ha portato all'amputazione del braccio destro. No, signore, è la presentazione è un diabolale. 56, qui alle fine. Un'esperienza abbastanza traumatica, che mi ha cambiato molto la vita completamente, a me, a mia famiglia, veramente è un'esperienza che non posso augurare a un giovane amico, una cosa veramente mi ha cambiato proprio la vita. Ho fatto 3 mesi in ospedale, qui a Udine, poi sono stato al centro protesi di Bologna. Cosa posso dire? Che basta un momento perché la vita ti cambi e per sempre, te, ai familiari, che ero un giovane spensierato, poi tutte le cose, dalle semplici cose quotidiane, devi tutto ripensare, ristudiare cosa come fare, come muoverti, il mattino quando ti alzi, come ti devi per vestirti, tutte le problematiche che prima davi per scontato, adesso devi sempre pensare come lo faccio, ci riesco, mi posso arrangiare, che trucchi posso riguzzare un po' di genere, diciamo. L'azienda lavorava per un'impresa ferroviaria, la stessa azienda che ha avuto un incidente. Dopo un anno e mezzo dall'incidente sono rientrato al lavoro, è stata cambiata la mansione, ora faccio un lavoro brigatizio sul computer, diciamo sono abbastanza relativamente sistemato, nel senso ho fatto la patente anche perché fare la patente, ho preso la macchina, una bella esperienza di vita, una bella battaglia quotidiana che ti insegna anche a crescere, a maturare in fretta, velocemente. Manuel, la tua storia è stata riportata sul libro Morti Bianchi di Samantha Di Persio. Leggendo questo libro emergono storie simili alla tua e spesso questi ragazzi, per farsi riconoscere l'invalidità, hanno dovuto seguire un certo iter, anche non semplice, soprattutto psicologicamente parlando. Per te è stata la stessa cosa? Una cosa un po' più brutta che in Italia per la troppa burocrazia e tutto quello, 50.000 pratiche che ci sono da fare, ti succede un problema, devi parlare con una persona che c'è già passata per dire cosa devi fare, dove devi andare, chi devi chiedere. Dovrebbero, io penso, casi così gravi, incidenti, così gente che ha bisogno, dovrebbero chiamarti, dirti tu devi fare queste e queste pratiche, hai diritto a questo, questo e questo, basta. Perché già è discutibile se da capo le cose ti danno, però se non anche non mi dici cosa devi dare e come devo fare, risulta ancora più difficile avere, perché io metto una persona, adesso so come muovere, perché andare a chiedere, sono informato, sono una persona attiva, collaboro anche con l'associazione dei Fortunati Invalidi del lavoro, che fa un gran bel lavoro con la nostra categoria, allora so bene come muovere. Quindi tu non ti sei sentito in alcun modo assistito? L'assistenza poi te la danno, perché non possono, è l'indirizzo, il percorso che devono fare, che devi essere un po' indirizzato. Questo manca da dire, perché manca personale, perché le pubblici tagliano i servizi, tagliano assistenti sociali, tolgono personale, non sai bene come muovere. Quando sono stato all'ospedale mi sono trovato molto bene, magari molti parlano male della sanità, sono momenti belli, magari posso che parlare bene, perché in certi casi un dottore, perché sono un professionista, deve essere anche umano, sai, perché anche le parole che ti dice, perché 23 anni deve darti ancora un po' di
di prospettive, se no sei viene da spararti. Ma ripensando al tuo incidente, tu pensi che sia stata una casualità oppure un non aver preso le misure di sicurezza? Ma guarda, io lavoro che ho avuto un incidente altri giorni che lavoravo per l'azienda, quindi non penso di aver dato né confidenza al lavoro né di aver fatto leggerezza, ed ero ancora in affiancamento. Poi se mi hai appena cambiato lavoro, sono motivato, mi viene a fare, non mi hanno tirato indietro, allora non è che dici non lo fare, stai a vedere tutto in particolare, ho cambiato lavoro, me lo voglio tenere stretto, farmi vedere che cosa fare. Per me sarebbe leggerezza, le procedure non applicate, le cose così, è successo questo. Io mi avevo la coscienza a posto, e poi purtroppo la... tutti assorbiti. Ma c'è qualche consiglio che tu vorresti dare ad un ragazzo che adesso si avvia al mondo del lavoro per quanto riguarda la sicurezza? Rispettare sulla sicurezza, chiedere che vengano rispettate. So che ogni tanto siamo pressioni per non farlo, cercare di fare la salute alla pelle propria, cioè una traccia sola, non hai un ricambio, quando l'hai persa per la destra una, hai due gambe, stesso discorso. E un'altra cosa, quello che sta da parte del lavoratore è rispettare e soprattutto presentarsi al lavoro in condizioni accettabili. Cosa deve fare il lavoratore? Rispettare, utilizzare i dispositivi e essere insomma, presente, non distrarsi. Non è facile, per esempio, evitare. Ringraziamo Manuel per questa intervista.